Nina Zilli. Buonasera. Nina Zilli, no, no, la intervisto io. La intervisto io. No, scusi. Buonasera. Buonasera. Molto lieta. Buonasera. C'è il mio valletto. Buonasera. Grazie Cesare, puoi andare? No, perché no, che no, fai lontano? Mettete vicino, no, Nina Zilli, abbi sto coraggio. Voglio stare anch'io, ecco. Sta un metro, vedi? Ecco. Buonasera Nina Zilli. Buonasera. Molto piacere di averla su questo palcoscenico. Vorrei che il pubblico condividesse con noi il nostro entusiasmo. Ma dai, grazie, ma ci sono tutte le miss. Figurati. Certamente, però c'è spazio pure per noi, abbiamo detto. No, hanno fatto le miss larghe intese, larghe forme e tutto quanto. Dateci spazio. Buonasera, benvenuti. Mi hanno preparato una domanda per te che io trovo meravigliosa, perché lì c'è scritto a voce pazzesca, una forte personalità, e questo grazie. Lo sappiamo, lo vediamo, lo constatiamo con piacere. No, c'era una domanda, se il gobbo va avanti, che è meravigliosa, perché tu hai dichiarato, dimmi se è vero, a un giornale queste parole. Hai detto che da piccola non eri proprio bellissima. Aspetta. Io rido perché ho già letto. Ecco, e ti sei definita, lei si è definita... un cesso ambulante, portavi l'apparecchio e nessuno ti si filava. Sì, infatti ho iniziato a scrivere. Il punto è, o sei bugiarda o non so che cosa ti sei presa nel frattempo. Che è successo? Mi sembra che hai... Di la verità. Che è successo dopo? Spiegacelo, Nena. No, non lo so, a un certo punto sono cresciuta. E questo si è visto? Ho tolto l'apparecchio, quindi finalmente si vedevano... Cioè, ma io avevo quella cosa che in gergo comune si chiama il baffo. Che è un apparecchio che anch'io, praticamente vedi, sta esterno. Cioè, ero ovviamente nell'età più crudele di tutti, tra le medie e le elementari, e effettivamente non ero proprio... Cioè, poi dopo... Avete visto togliendo i baffi come si viene fuori?
Poi uno dice, ma basta togli il baffo, se io li tolgo migliore. No, lo dicevo perché continui ancora con... Lo so, li toglierò. Guarda, li toglierò. Diventi come Nina Zilli poi a quel punto. Vabbè, grazie, davvero. Senti, sei contenta di essere qui come noi? Ovviamente sì. È un'emozione e devo dire le ragazze dietro ti stavano guardando tutte con molta attenzione. Sì, ma infatti ci attenzione. Siamo fatti un po' l'imbocca al lupo a vicenda. Eh beh, direi. Adesso ti ringraziamo ancora una volta. Grazie. L'accompagno io dandogli abbraccio, rimani qui, perché abbiamo il compito di dover presentare la seconda serie di 7.